Buongiorno, bentrovati alla prima edizione del TG6 che apriamo parlando di politica, perché quella di oggi è stata una giornata importante in comune a Pescara. La tanto attesa nuova giunta è stata presentata dal sindaco Marco Alessandrini. Dopo la revoca delle deleghe agli assessori sono stati presentati oggi soprattutto i tre nuovi assessori, in particolare Loredana Scotolati sostituirà Sandra Santavenere, Stefano Civitarese prenderà il posto di Adel Sulpizio e Antonella Allegrino sostituirà Veronica Teodoro. Questi nuovi assessori, dunque tre nuovi assessori per tre ormai ex assessori che lasciano la giunta. Per quanto riguarda le nuove deleghe bisognerà attendere qualche ora, però entrano a far parte della squadra del sindaco Alessandrini anche Riccardo Padovano e Adamo Scurti. Tutti i particolari nel servizio di Francesca Romana Testi. Una settimana esatta per ufficializzare le nuove nomine. A Pescara il sindaco Marco Alessandrini ha sciolto tutte le riserve dinanzi a un numerosissimo pubblico composto da opposizione e stampa. A lasciare il proprio posto, come trapelato qualche giorno fa, Sandra Santavenere con delega all'edilizia, Veronica Teodoro con delega al sociale e Adelchi Sulpizio con delega ai tributi. E qui naturalmente c'è anche un pensiero di gratitudine nei confronti degli uscenti che hanno contribuito a questa prima fase. Noi siamo una comunità politica consapevoli che questo tipo di avvicendamento sono sempre momenti non agevoli, però abbiamo chiesto a loro e alle forze politiche naturalmente un sacrificio in nome di un interesse superiore che è quello di Pescara, perché dobbiamo in questa seconda fase, messa in sicurezza i conti, dobbiamo partire, dobbiamo rinnovare il nostro impegno per lo sviluppo. A sostituirli saranno l'architetto Loredana Scotolati, l'avvocato Stefano Civitarese, ordinario di diritto tributario presso l'Università d'Annunzio, e Antonella Allegrino, attualmente consigliere del CDA della società aeroportuale Saga. Prima della presentazione il sindaco ha voluto spiegare motivazioni e difficoltà che hanno reso necessario il rimpasto di governo, consapevole dell'area di insoddisfazione creata nei confronti degli esclusi. Sono sostituzioni che vogliono andare nel senso di un efficientamento del funzionamento della macchina amministrativa. Non è questa la sede, non siamo a scuola, non diamo pagelle. Io penso che tutti gli assessori abbiano speso tempo, passione, dedizione e interesse alla causa. Tra le novità annunciate da Marco Alessandrini anche la ridistribuzione di deleghe ad alcuni consiglieri, trasformati così in consiglieri delegati. A Riccardo Padovano la portualità e ad Adamo Scurti quella ai rapporti con federazioni sportive. Resta ancora da fare chiarezza sulla ridistribuzione di tutte le altre deleghe e anche dei nuovi ruoli che verranno distribuiti a coloro che sono rimasti in squadra. Questo è un passaggio sicuramente non agevole, perché io so che questo è il palazzo della politica, però so anche che io oltre che a parlare con gli uomini della politica devo parlare con la città di Pescara, e si è avvertita una necessità non solo del sindaco ma più ampia naturalmente di garantire una fase 2 di sviluppo con degli avvicendamenti che certo non sono semplici, che certo lasciano delle distanze che però vogliamo colmare, consapevoli che un progetto politico significa mettersi a disposizione e con l'idea che comunque c'è spazio per tutti in una comunità politica che voglia definirsi come tale. Dalla politica passiamo al turismo, perché oggi a Roma si sta tenendo un importante evento che riguarda la nostra regione, in particolare l'Open Day dell'Abruzzo, proprio per quel che concerne la prossima stagione turistica. L'evento si sta svolgendo alla Casa del Cinema di Villa Borghese a Roma e noi andiamo nella capitale in diretta con il nostro inviato Alfredo Primante per sapere quello che sta accadendo. Alfredo, buongiorno. Sì, grazie, grazie Paolo, bentrovati, buon pomeriggio a tutti i nostri telespettatori, benvenuti alla Casa del Cinema di Villa Borghese. Come hai detto tu Paolo, la conferenza stampa di presentazione dell'Open Day Abruzzo è appena terminata, gli ospiti e i giornalisti sono circa 45, quelli accreditati di varie testate nazionali ed internazionali, adesso stanno degustando prodotti tipici della regione Abruzzo.
Parlavi giustamente tu di questo evento che è stato presentato a Roma, dell'Open Day Abruzzo Winter, che lancia la campagna turistica per la stagione invernale. Saranno 200 gli eventi previsti in collaborazione con le DMC, le strutture territoriali che si occupano di raggruppare gli operatori turistici, eventi divisi in tre categorie: avventure, esperienze ed intrattenimento, proprio per accontentare un po' tutti i gusti e per far scoprire tutte le possibilità turistiche della regione Abruzzo. L'obiettivo ovviamente è quello di stimolare l'incoming dei turisti, non solo quelli italiani ma soprattutto quelli stranieri, e soprattutto di agevolare il ritorno nella nostra regione dei turisti che magari vengono a far visita. Allora, prima di passare nel dettaglio per spiegare anche come si potrà accedere, quali sono le offerte messe in campo dalla regione per questo Open Day, andiamo ad ascoltare l'intervista che abbiamo registrato poco fa con il vicepresidente della Regione Abruzzo Giovanni Lolli, che ha presenziato, che ha fatto un po' il padrone di casa in questa conferenza stampa qui a Roma. Ascoltiamolo. Questo Open Day è una cosa unica, nel senso che in Italia non stiamo copiando nessuno, non l'aveva mai fatto nessun altro. È un'iniziativa particolare, noi offriamo in una settimana, intanto per l'inverno, poi in autunno per l'inverno, poi lo faremo in primavera per l'estate, offriamo a condizioni vantaggiose, anche economicamente vantaggiose, la possibilità per una settimana di vedere e trovare il prodotto che trovi tutto l'anno ma concentrato, e cioè trovare le cantine, trovare i musei aperti, trovare le esperienze sportive che si possono fare, in modo che la gente che verrà lo potrà fare a condizioni economicamente vantaggiose, ma soprattutto potrà scoprire cosa può fare durante tutto l'anno in Abruzzo. E lo ripeteremo, perché la migliore promozione che si può fare è portare la gente sul posto, perché una volta che la gente va sul posto, e il posto è come l'Abruzzo, diciamo, poi la gente se ne innamora. Presidente della Regione Abruzzo Giovanni. E questo era il vicepresidente della Regione Abruzzo Giovanni Lolli, l'avete ascoltato, insomma, ha anticipato un po' i temi che vi andrò a raccontare adesso e che riguardano proprio la messa a sistema del sistema turistico regionale. Ci sarà una piattaforma internet per accedere a questo evento, l'Open Day Abruzzo, sul sito www.opendayabruzzo.it, dal quale poter scaricare un voucher ed accedere alle offerte anche alberghiere che sono state messe in campo dalla regione, con prezzi a tariffe agevolate che vanno dai 60 ai 100 euro a seconda della categoria dell'albergo che si sceglie. Non solo, per quanto riguarda i ragazzi fino a 12 anni è possibile accedere alle esperienze in maniera gratuita e pernottare anche gratuitamente. In più, per chi sceglierà di pernottare in Abruzzo per più giorni, se fino a 3 giorni ci sarà una notte gratis, mentre per 6 giorni saranno offerte 2 notti gratuite. Questo per quanto riguarda l'evento, è fondamentale dunque registrarsi sul sito. E poi c'è un'altra parte invece che riguarda proprio il lascito che questo Open Day potrà lasciare al sistema turistico regionale, e parliamo di un'altra piattaforma internet su cui è possibile anche prenotare le strutture alberghiere. È dunque davvero una rivoluzione quella che è stata messa in campo dalla regione. Un po' su tutti questi aspetti andiamo ad ascoltare adesso Giancarlo Zappacosta, che è il direttore del Dipartimento Turismo della Regione Abruzzo. Abruzzo Open Day non si ferma solo al lancio della stagione invernale, ci sarà anche il lancio della stagione estiva, l'Open Day Summer. Io vorrei dire che questo è un numero zero più che altro, numero zero perché noi partiamo come una sperimentazione, come un prototipo, dopodiché penso che il compimento più grande sarà nell'Abruzzo Open Day Summer. Approfittiamo di questa destagionalizzazione
per lanciare la campagna invernale, anche la campagna neve, perché sappiamo perfettamente che la promozione più grande della nostra regione in questo momento si attaglia proprio nel periodo prescritto invernale, ma sicuramente conoscendo i gusti dei turisti che vengono in Abruzzo, la montagna d'estate è al terzo posto in Italia dopo Trentino e Valle d'Aosta, quindi possiamo sperare per un Abruzzo Open Day Summer di grande pregio. E dunque avete ascoltato anche Giancarlo Zappacosta che, come vi avevo anch'io anticipato in precedenza, ha sostanzialmente ribadito che questa iniziativa non sarà l'unica messa in campo dalla Regione, ma verrà ripetuta poi per quanto riguarda anche l'estate, iniziativa che però è unica nel suo genere, è la prima volta che in Italia si cerca di promuovere un territorio in una settimana dal 26 di ottobre al 2 di novembre tutto insieme per cercare così di offrire tutti i gusti della regione Abruzzo. Per il momento da Roma, se non ci sono altre domande da studio, Paolo, è tutto. Prima di chiudere però permettimi di ringraziare la struttura tecnica che ci ha permesso di andare in onda con questa diretta ed è quella di Vestina News. Paolo, a te. Grazie, grazie ad Alfredo Primante in collegamento diretto con Roma, con la Casa del Cinema di Villa Borghese, dove oggi si è tenuto, lo ricordiamo, l'Open Day Abruzzo per la prossima stagione invernale. Noi cambiamo ancora pagina, parliamo di infrastrutture perché è arrivato il no del Consiglio regionale al progetto di ampliamento delle autostrade A24 e A25, chiesti invece ulteriori interventi per la messa in sicurezza. Giorgio Alessandri. No al piano di messa in sicurezza delle autostrade A24 e A25, la cosiddetta strada dei parchi per complessivi 5,7 miliardi di euro incentrato su nuove gallerie, con il cambiamento sensibile dell'attuale tratta e con l'eliminazione dei viadotti, sì ad interventi antisismici su questi ultimi e in genere sul percorso esistente. È questa in sintesi la posizione adottata dal Consiglio regionale con un documento votato a maggioranza del centro-sinistra nella seduta straordinaria dedicata al progetto di messa in sicurezza delle autostrade A24 e A25. Il Consiglio ha dato mandato al Presidente della Giunta regionale Luciano D'Alfonso e dell'Esecutivo di promuovere concrete azioni politiche nei confronti del Governo nazionale, da condurre sinergicamente alle attività dei parlamentari abruzzesi, affinché la società Strada dei Parchi S.p.A. predisponga un piano di interventi atti a garantire l'adeguamento antisismico dei viadotti esistenti nell'attuale tracciato delle autostrade A24 e A25, secondo quanto previsto dalla legge 228/2012. Nel documento si impegna il Presidente D'Alfonso anche ad aprire un serrato confronto con il Governo e la società concessionaria Strada dei Parchi per la verifica puntuale dell'assolvimento degli obblighi previsti nella Convenzione risalente al 2001 e ad ottenere importanti investimenti per lo sviluppo e l'ammodernamento della linea ferroviaria Pescara-Sulmona-Roma risalente al 1880 per portare i tempi di percorrenza tra Roma e Pescara sotto le due ore, per affermare definitivamente l'aeroporto d'Abruzzo e nel contempo rendere competitivo il trasporto mare-ferro-gomma tra il porto di Ortona e quello di Civitavecchia. Due i documenti presentati dalle opposizioni di centrodestra e del Movimento 5 Stelle sono stati bocciati e proprio i pentastellati dubitano invece che la maggioranza abbia cambiato idea. La giunta D'Alfonso continua di fatto, spiega il capogruppo Sara Marcozzi, ad appoggiare il progetto di un privato che impiega 6,7 miliardi di soldi pubblici per accorciare l'autostrada A24 e A25 di pochi minuti. Parliamo ancora di infrastrutture perché la provincia di Pescara annuncia l'avvio dei lavori dei tre ponti sul Saline che entro fine anno, fine del 2017, andranno a snellire il traffico sulla strada statale 16 nei comuni di Montesilvano, Città Sant'Angelo e Silvi. Vediamo il servizio. Si parla di nuova viabilità per la provincia e si parla di un'arteria importante, tre ponti sul Saline, c'è stata la consegna dei lavori alla ditta. Quali saranno i tempi e soprattutto come cambierà la viabilità?
Intanto parliamo di un'arteria fondamentale per la provincia di Pescara, ma in particolare per una realtà dell'Abruzzo che concentra il massimo delle presenze tra Pescara, Monte Silvano, Città Sant'Angelo, Silvi, in una realtà che abbraccia tutta l'area vestina. Un investimento che consiste in circa 16 milioni di euro provenienti dalla Giunta De Dominicis, amministrata come risorsa, quindi appaltata dalla Giunta Testa, e oggi da me portata avanti fino a compiersi il risultato, diciamo, più evidente per la collettività, cioè noi puntiamo a fine 2017 a inaugurare appunto anche il terzo ponte, quello che dalla Warner, per intenderci, va verso Città Sant'Angelo, quindi supera il Saline, verso l'ex, diciamo, area attrezzata per villaggio estivo, e in quella realtà, diciamo, dovrebbe a questo punto essere inaugurato questo ponte in acciaio, che è il più grande tra l'altro d'Abruzzo. Sarà appunto anche attraversato dalle macchine oltre che dalle bici, e consentirà alla provincia di Pescara di ridare anche una funzionalità maggiore al sistema delle imprese, che da tempo reclamano appunto gli intralci derivanti dal traffico pesante, che più volte crea disagio anche e soprattutto la sera. Gli altri due ponti sono quelli che guardano più Città Sant'Angelo, e cioè quello che sfocerà dal lato dell'outlet di Città Sant'Angelo, e ancora l'altro che va nella zona di Villa Carmine, che è quello che più direttamente andremo a inaugurare sicuramente entro gennaio 2017, e nel mese di ottobre appunto poggeremo le prime travi, che saranno quelle sulle quali appunto si realizzerà questo tratto di strada su ponte. Da Pescara ci spostiamo a Teramo, dove i commercianti del centro sono sul piede di guerra per il ritardo nei lavori di completamento di Corso San Giorgio. I negozianti sono pronti a chiedere il risarcimento danni al comune. Vediamo. Un presidio permanente dei commercianti da oggi in poi, perché adesso l'attesa per la fine dei lavori per il corso comincia ad essere davvero troppa. Assolutamente sì. Questa manifestazione è stata organizzata nei confronti della sovrintendenza proprio perché i tempi loro non coincidono con i nostri. Noi purtroppo dobbiamo dare risposte alle nostre aziende, ai nostri dipendenti, e quindi le risposte sono immediate. Per loro più passa il tempo e più, diciamo, per loro può andare bene, perché purtroppo la politica è anche questo. Vediamo che per alcuni aspetti il comune è anche vittima della sovrintendenza, ma non quanto noi, ma nello stesso tempo però è responsabile, perché ha messo in moto un meccanismo con il quale ha perso il controllo. Quindi, essendo il comune l'ente appaltante, è il principale responsabile di tutta questa operazione per come è stata gestita. Poi la sovrintendenza, sappiamo benissimo tutti i danni che ci sta arrecando. Avete intenzione di chiedere un risarcimento danni anche al comune? Stiamo valutando questa opzione proprio perché ci sono delle attività che sono davvero in forte sofferenza. Chiederemo, stiamo valutando con gli avvocati se ci sono queste possibilità, che attueremo e metteremo poi in pratica. Pare che questa benedetta commissione della sovrintendenza, che si dovrà riunire già con forte ritardo ai primi di settembre, si riunirà forse l'11 ottobre. Basta con le commissioni, qui bisogna operare, agire e vedere che soluzione dare per far sì che almeno al più presto ci sia tutta, non dico il pavimento perché ci stanno quegli altri problemi, ma almeno sia rifatto il massetto fino a Piazza Garibaldi al più presto. Dopo aver visto il servizio di Ania Cantagalli, ci spostiamo nella Marsica, ad Avezzano in particolare, dove la Guardia di Finanza ha scoperto una maxi evasione legata al commercio dei tartufi. La Guardia di Finanza di Avezzano ha concluso specifici ed approfonditi controlli a tappeto nel settore dedito alla commercializzazione dei tartufi, scoprendo un sofisticato meccanismo evasivo delle imposte sui redditi, circa 1,6 milioni di euro, e dell'IVA, importi superiori a 1,3 milioni di euro. Gli imprenditori che acquistavano tartufi da raccoglitori dilettanti ed occasionali sono tenuti, in base alla normativa fiscale vigente, ad autofatturarsi gli acquisti. Dunque la fattura, anziché dal raccoglitore, è emessa dall'impresa stessa che acquista i tartufi. I raccoglitori, dal canto loro, hanno l'obbligo di rilasciare una ricevuta contenente le proprie generalità e quelle dell'impresa, riportando nella dichiarazione dei redditi gli importi ricevuto. Nonostante ciò, le società verificate non hanno rivelato i nomi dei cavatori occasionali, motivando questa scelta con l'esigenza di conservare il loro
loro anonimato ed evitare che gli stessi passino alla concorrenza. Non hanno poi esibito alcuna documentazione attestante l'effettiva cessione del pregiatissimo oro nero. È stato altresì rilevato che per i pagamenti del rinomato prodotto venivano sborsate ingenti somme di denaro contante, violando sistematicamente la normativa antiriciclaggio che prescrive l'obbligo della tracciabilità delle movimentazioni quando oltrepassano determinate soglie. Sono stati infatti riscontrati trasferimenti di denaro contante superiori ai 2 milioni e mezzo di euro e contestualmente ai responsabili delle avvenute transazioni sono state comminate in questa operazione denominata oro nero sanzioni superiori agli 80.000 euro. Sono in corso controlli volti ad individuare ulteriori raccoglitori occasionali di tartufi che operano nel comprensorio marsicano, in spregio alle disposizioni legislative che impongono invece tutta la documentazione della cessione del prodotto. Prosegue senza soluzione di continuità dunque l'attività delle Fiamme Gialle abruzzesi a contrasto dell'evasione fiscale e dell'illegalità economica, a tutela delle imprese, dei professionisti e dei cittadini onesti che superano nella piena e completa osservanza della legge. Ancora cronaca, un frantoio trasformato di fatto in un birrificio in maniera del tutto abusiva. Per la struttura individuata dai carabinieri del NAS di Pescara nell'area frentana in provincia di Chieti, la ASL ha disposto la sospensione dell'attività. La birra, circa 300 bottiglie, è stata sottoposta a sequestro sanitario perché preparata con materie prime non rintracciabili e in assenza di un piano di autocontrollo aziendale. Elevate sanzioni per circa 6.000 euro, l'ispezione dei militari del NAS che ha portato ad individuare il birrificio abusivo rientra nell'ambito dei controlli delle aziende produttrici di conserve alimentari. È stato accertato che la struttura non aveva nessuna autorizzazione per condurre l'attività di produzione ed imbottigliamento di birra artigianale che era stata allestita nei locali di un frantoio. La birra, come altri alimenti e bevande sprovvisti di rintracciabilità della filiera, può rivelarsi potenzialmente pericolosa per la salute e ciò comporta sequestro, distruzione e sanzioni amministrative. Cambiamo pagina, l'Aquila ospiterà un convegno dedicato alle scie chimiche proprio nel capoluogo di regione. Qualche giorno fa era stato ospitato l'evento denominato la Notte Europea dei Ricercatori. Puntava a diventare capitale della cultura, poi ha ripiegato, si fa per dire, su capitale del jazz e della ricerca, ma per un giorno l'Aquila sarà anche capitale delle scie chimiche. No, non è uno scherzo. La trasformazione sarà ufficiale all'Aquila tra circa un mese e mezzo, il 19 novembre, presso l'auditorium del parco, dove dalle 9 alle ore 18, organizzato dall'associazione Riprendiamoci il Pianeta, Movimento di Resistenza Umana e Alternativa Riformista Umbria, si terrà il convegno Chemitrails, scie chimiche, geoingegneria e manipolazione climatica e ambientale, organizzato, specificano gli organizzatori, su invito e con il patrocinio del Consiglio Comunale dell'Aquila. Il convegno infatti segue la clamorosa iniziativa legislativa del Consiglio Comunale del Capoluogo che, lo scorso 25 febbraio, sotto i riflettori dei media nazionali, ha approvato un ordine del giorno che vedeva come primo firmatario il consigliere comunale e vicepresidente dell'Assise Ermanno Giorgi e sottoscritto anche da altri consiglieri comunali con i quali si impegnano il Consiglio, il Sindaco e l'amministrazione a farsi promotori presso il Governo affinché si chiarisca la situazione, quella delle scie chimiche appunto. E ora il convegno. Per la prima volta dopo oltre 10 anni di irrorazioni quotidiane su tutto il territorio nazionale, un Consiglio comunale coglie il problema e decide di ascoltare la voce delle associazioni e dei liberi ricercatori che studiano il fenomeno e lo documentano continuamente sul web, si legge nella nota, proprio in riferimento a quelle iniziativa. Parleremo quindi di scie chimiche, di industria bellica, di studi, documentazioni e brevetti relativi a una tecnologia altamente distruttiva, in grado di scatenare tutti quei disastri ambientali che subiamo e che si sono misteriosamente moltiplicati dall'inizio del nuovo millennio. Secondo i promotori del convegno, sembra che la gente non sappia o non voglia sapere. Noi siamo convinti che siano soprattutto le istituzioni che vogliono ignorare il problema e che ci invitano a disinteressarcene. È il momento di dare testimonianza del senso di responsabilità popolare che non può ignorare l'evidenza, non può e non vuole far tacere la propria coscienza, scrivono ancora. Invitiamo tutti i liberi cittadini e gruppi costituiti che hanno studiato, visto e capito la pericolosità di queste attività, a pronunciare la propria adesione e sostenerci. Renderemo pubbliche le vostre adesioni affinché le istituzioni capiscano che il popolo è vivo, è attento alla vita e non sostiene la distruzione del pianeta e della civiltà umana, concludono gli organizzatori. In democrazia ognuno è libero di pensare ciò che vuole e sostenere qualsiasi idea, anche se la più bizzarra.
ma l'iniziativa delle scie chimiche stride e parecchio nella città che qualche giorno fa ha celebrato la Notte Europea dei Ricercatori. Andiamo ancora avanti con il nostro telegiornale. Nell'ambito del premio di Venanzo in corso di svolgimento a Teramo è stata inaugurata una mostra fotografica e di arte su Cesare Zavattini. Più di un centinaio di fotografie, mi chiedo, sono sufficienti per raccontare almeno l'essenziale di un personaggio del cinema italiano, di un protagonista del cinema, della letteratura, della pittura come Zavattini? Forse non sono sufficienti, però la mostra che abbiamo organizzato, proposto qui a Teramo, è una mostra attraverso la quale viene fuori uno Zavattini che ha tante cose da dire, ha tanti aspetti, tante forme di attività ed è abbastanza curioso che la facciamo in un premio come il premio dedicato a Di Venanzo, direttore della fotografia, perché Zavattini è curioso, non sapeva fotografare, non sapeva usare la macchina da presa. Perché? Qual era un po' il centro importante dell'attività di Zavattini? È lo sguardo, il vedere, il guardare, e questo è il cinema. Il rapporto con De Sica di solito è quello che ha semplificato un po' tutto. Si dice Zavattini De Sica, si pensa a Ladri di biciclette, Chuchat, e non si sa quanto lavoro c'è stato dietro, magari anche quanti conflitti. La mostra che questa sera inauguriamo a Teramo è dedicata a Cesare Zavattini ed è stata inaugurata lo scorso anno al Festival Internazionale del Film La Cena d'Oro di Avellino, che fu tenuto a battesimo nel 59 da Pasolini. Zavattini ne è stato uno dei presidenti, il più autorevole e più importante, e era doveroso da parte nostra tributare un omaggio a questo grande scrittore e artista che, come si vedrà in questa mostra, ha attraversato da protagonista tanti aspetti della letteratura e della cultura italiana del Novecento. Siamo allo sport, parliamo del Pescara, ovviamente di calcio. Biancazzurri che dopo 3 giorni di riposo torneranno questo pomeriggio alle 15 al campo Mastrangelo di Montesilvano a lavorare in vista della gara con la Sampdoria che si giocherà sabato 15 ottobre, dunque dopo la sosta di domenica prossima, allo stadio Adriatico Giovanni Cornacchia con inizio fissato per le 18. Non ci sarà contro i blu cerchiati Reimanai, l'attaccante albanese che si è infortunato nella gara con il Chievo Verona, ma ci sono anche delle buone notizie per Massimo Oddo, che questo pomeriggio potrà tornare a lavorare con Payback e con Pepe, che ha smaltito un leggero problema muscolare. Anche il giocatore francese, fermo da 20 giorni, ha superato i problemi fisici che lo avevano afflitto nelle ultime settimane. Vediamo il servizio. 10 giorni per preparare la delicata gara casalinga con la Sampdoria. Per questo i biancazzurri sono tornati al lavoro con l'obiettivo di dimenticare il KO con il Chievo e concentrarsi sulla sfida con i blu cerchiati di Marco Giampaolo. In queste ore il tecnico Massimo Oddo sta lavorando anche da psicologo per ricaricare il morale dei suoi ragazzi, apparsi comunque determinati a ripartire dopo il periodo opaco. Il tecnico pescarese può tirare un sospiro di sollievo, perché se è vero che dovrà rinunciare a Reimanai alle prese con un infortunio alla caviglia, è altrettanto tanto vero che sono clinicamente guariti Payback e Pepe, che saranno dunque a disposizione per la gara che si giocherà tra 10 giorni. In questo periodo Oddo inizierà a focalizzare l'attenzione anche su un possibile e probabile cambio di modulo, anche se limitato ad alcune partite. Cambierà anche qualche protagonista. Proprio Payback e Pepe potrebbero rappresentare le novità nell'11 che scenderà in campo con la Sampdoria. Potrebbe essere concesso un turno di riposo a Memusciai con il rientro di Cristante, rimasto fuori a Genova e nella gara casalinga con il Chievo. Anche Valerio Verri, apparso un po' in ombra, rischia il posto. Intanto la squadra proseguirà gli allenamenti fino a sabato, quando si disputerà all'Adriatico una gara amichevole con la Primavera di Fabrizio Cammarata. Subito dopo i giocatori parteciperanno all'inaugurazione del nuovo store ufficiale biancazzurro. E dalla Serie A passiamo alla Lega Pro, perché il Teramo sta preparando la gara di sabato ore 18:30 al Bonolis con il Padova. Non ci sarà Carraro, tra l'altro padovano doc, non ci sarà neanche l'altro infortunato Carcalis, in dubbio di Paolo Antonio. Noi andiamo ad ascoltare invece il difensore Ivan Speranza. Adesso per il Teramo ogni turno è importante, ovviamente
se magari se vincevamo sabato su Tirol già stavamo un po' meglio, perché come abbiamo visto la classifica è molto corta, poi con tutti i risultati, tutti i pareggi, c'era molto comodo quella vittoria. Però sicuramente questa è una partita importante, dobbiamo comunque cercare di vincere, assolutamente in casa, quindi dobbiamo fare la partita per vincere. Ma come siamo andati comunque lì a Sottirolla, perché noi non siamo andati per perdere, ovviamente per pareggiare. Abbiamo incanalato la partita nel migliore dei modi, poi purtroppo, ripeto, per una disattenzione che si poteva evitare, quello è il peccato. Partite facili non ce ne sono, quindi noi dobbiamo pensare che dobbiamo ragionare come che se fossimo gli ultimi della classe e andare in campo come ogni partita per come fosse una finale di Champions. Dobbiamo avere questo pensiero, perché se pensiamo ad altro, secondo me facciamo male. Dobbiamo migliorare tanto, però dobbiamo uscire sicuramente, prima usciamo dalle zone basse meglio è, perché comunque dopo si può giocare anche forse mentalmente più tranquilli e quello può essere il valore aggiunto, bravissimo. E quindi dobbiamo cercare di uscire prima possibile magari dalle zone basse. Poi magari, ripeto, partita dopo partita cercare di fare sempre meglio e di arrivare il più in alto possibile. Dal calcio passiamo al calcio a 5, perché sabato 8 ottobre si alzerà il sipario sul massimo campionato. Nei giorni scorsi era stata presentata la formazione del Pescara, domani sarà la volta invece dell'Acqua e Sapone, che sarà presentata alle 18 presso il Sea Lion Hotel di Montesilvano. Acqua e Sapone che esordirà in casa proprio sabato alle 18.30 ospitando i laziali del Cogianco di Genzano, dunque attesa per quello che sarà proprio l'esordio della formazione bianco-azzurra che giocherà le gare casalinghe al Palaroma di Montesilvano. E questa era l'ultima notizia per quanto concerne il primo appuntamento con il TG6. Vi ricordo le altre edizioni come sempre alle 19 e alle 23. Grazie per averci seguito e buon proseguimento di giornata.